Benvenuti di nuovo in questa serie di video qui, il mio viaggio a Dio in un mondo molto secolarizzato. In questo video qui finiamo questa terza meditazione fra quattro di Don Stefano Gobbi in 2003 davanti a tutti i membri del movimento mariano sacerdotale. Così lui continua di dire, Don Stefano Gobbi: cosa fate schieri dei giganti, giganti inattivi, giganti paralizzati, giganti stupidi? Satana è reso così completamente inoffensivo. È un messaggio della Madonna. Tutti gli spiriti maligni sono cacciati dentro lo stagno di fuoco e zolfo. Vieni da me chiusa la porta con la chiave della potenza di Cristo, e così non potranno più uscire nel mondo per nuocere le anime. Comprendete ora, miei figli prediletti, perché in questi tempi ultimi della battaglia fra me, donna vestita di sole, e il grande drago, io vi domando di moltiplicare ovunque i cenacoli di preghiera, con la recita del Santo Rosario, la meditazione della mia parola e la vostra consacrazione al mio cuore immacolato. Quello è il messaggio di 7 ottobre 92. Gli schiaccerà la testa mentre insidierà il tuo calcagno. Genesi 3:15. Il calcagno siamo noi, perché siamo i piccoli figli di Maria, che lui insidia, ma proprio con questo calcagno lei gli schiaccerà la testa. E un altro messaggio della Madonna: con essi, cioè con questi cenacoli, voi date alla Mamma Celeste la possibilità di intervenire a legare Satana, perché possa adempiere così alla mia missione di schiacciargli la testa, cioè di sconfiggerlo per sempre, chiudendolo dentro il suo abisso di fuoco e zolfo. L'umile e fragile corda del Santo Rosario forma la forte catena con cui renderò mio prigioniero il tenebroso dominatore del mondo, il nemico di Dio e dei suoi servi fedeli. Così ancora una volta la superbia di Satana verrà sconfitta dalla potenza dei piccoli, degli umili, dei poveri. Messaggio 7 ottobre 92. Allora, adesso Gobbi continua. Allora io concludo con le ultime parole del Papa nell'omelia fatta per la beatificazione di Pastorelli a Fatima il 13 maggio 2000. Ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti ed intelligenti e le ha rivelate ai piccoli. Ti benedico, o Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. 13 maggio 2000. Poi Gobbi continua: ti benedico, o Padre, per tutti voi, se con l'aiuto di questa settimana gli esercizi spirituali fatti in forma di cenacolo siete riusciti a diventare veramente i piccoli bambini di Maria. Allora possiamo cantarlo assieme agli angeli, ai santi del paradiso, assieme ai fratelli e alle sorelle che si purificano nel purgatorio, assieme alla chiesa pellegrina, sofferente e crocifissa. Possiamo cantarlo questo inno della nostra vittoria. Con la bocca dei bambini e dei lattanti affermi la tua potenza contro tutti i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Salmo 8. E lui finisce: sia lodato Gesù Cristo. Adesso vorrei subito cominciare la quarta e l'ultima meditazione che Don Stefano Gobbi ha dato in 2003. E il titolo di questa meditazione è La vittoria nel trionfo della Divina Misericordia.
in questa meditazione lui ha cinque parti. La prima è: vi farò amare tanto la Chiesa. Due: voglio manifestarmi attraverso di voi. Tre: dove nasce il cuore sacerdotale. Quattro: i giovani di Gesù, i Giovanni di Gesù Eucaristico. E cinque: il giudizio sull'amore. Così lui comincia: si lodato Gesù Cristo. Fratelli sacerdoti, nella serenità e nella pace siamo arrivati alla fine del cenacolo. Siamo giunti all'ultima meditazione. Io vi avevo avvertito di viverlo nella serenità e penso che l'abbiamo fatto in una grande pace per accogliere i doni che lo Spirito Santo avrebbe dato a ciascuno, confermandoci nella nostra vocazione. Siamo arrivati all'ultima meditazione proprio nel primo venerdì del mese, dedicato all'adorazione e alla riparazione al cuore di Gesù, quasi nella stessa ora in cui su Golgotha questo cuore veniva aperto dalla lancia del soldato, e da questo cuore scendeva sangue e acqua, simboli dei sacramenti della Chiesa. Guardiamo a colui che hanno trafitto, guardiamo oggi al cuore trafitto e misericordioso di Gesù per essere trasformati dal suo divino amore. Abbiamo bisogno di essere trasformati dall'amore. Siamo alla fine degli esercizi spirituali fatti in forma di cenacolo e vorrei chiedere a ciascuno di voi: avete fatto i propositi? Io penso di sì. Ciascuno di voi ha cercato di vedere i propri difetti, ha fatto il proposito di correggerli, e poi ci si accorge che ogni anno ce li ritroviamo ancora con noi come gli amici più cari che non ci vogliamo mai lasciare. Allora, io penso, accanto a questi difetti, che nonostante che la nostra buona volontà difficilmente riusciamo a correggere, io vorrei che facessimo tutti un solo proposito: lasciarsi prendere fra le braccia di Maria come bambini di 2 mesi e che lei stringa dentro il rifugio del suo cuore immacolato. Questo è quello che conta, questo è quello che lei vuole. Terminava il nostro carissimo Padre Michele le sue 2 meditazioni proprio alla vigilia di essere colpito da una grave malattia con queste parole: sarete forse mai perfetti, ma sarete sempre tutti miei. Il proposito è di essere tutti suoi, di dare a lei la gioia di raccoglierci nel suo cuore immacolato. Abbiamo visto, soprattutto attraverso le meditazioni di Don Ivan, in che stato si trova la Chiesa, in che stato si trova l'umanità. L'umanità è giunta a un tale stato di degradazione che da sola ormai non può più rialzarsi, se una grande misericordia non la solleva. Se vi ricordate, nelle mie prime 2 meditazioni io dicevo che la Madonna ci vuole piccoli per prepararci alla sua vittoria, ma che la vittoria del suo cuore immacolato coinciderà con il più grande trionfo della divina misericordia e dell'amore misericordioso di Gesù. E questo amore misericordioso deve trionfare attraverso di noi. E poi il primo punto della meditazione: vi farò amare tanto la Chiesa. Per questo, la Madonna vuole anzitutto formare in noi un cuore sacerdotale, e nel cuore che lei ci forma, non è a livello di carattere, a livello psicologico. Lei ci vuole formare nel cuore, perché possiamo avere in noi lo stesso cuore di Gesù, mite, umile, misericordioso. Ebbene, io oggi chiedo proprio al cuore di Gesù questa grazia, che formi il nostro cuore simile al suo, che
che ci formi nel cuore, che ci trasformi nel cuore, perché possiamo accostarci alla umanità di oggi e alla Chiesa di oggi con la divina misericordia del cuore di Gesù. Solo così, fratelli sacerdoti, noi possiamo diventare espressione dell'amore che il cuore di Gesù oggi ha verso la Chiesa e verso l'umanità. Cerchiamo di vedere la Chiesa come oggi la vede il cuore di Gesù. E la Madonna dice, partecipate anche alle sofferenze della Chiesa che vive l'ora del suo più grande abbandono. Come è ammalata questa mia amatissima figlia, portate nel cuore le sofferenze di Gesù e i miei per lo stato di agonia in cui versa la Chiesa ormai in ogni parte del mondo. Un messaggio di 26 luglio 83. Vi benedica e Maria vi guidi.